Sarà un Natale diverso purtroppo, ma bisogna stare molto attenti, rispettando pedissequamente tutte le regole per evitare che la terza ondata ci travolga, ma anche per buttarci piano piano alle spalle un anno particolare, contrassegnato da lutti e dolori. Suona così il messaggio del direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe, che giunge dalla conferenza stampa in modalità remoto, molto attesa, non solo per tracciare il bilancio di una pandemia che sembra continuare a non dar tregua anche al Sannio, che nella seconda ondata ad oggi ha sfondato quota 4.298 positivi, ma pure per fare chiarezza su un bollettino giornaliero che non solo non ha più messo in evidenza la mappa del contagio, ma che negli ultimi giorni si era andato assottigliando ulteriormente, fornendo poche informazioni quotidiane, eliminando anche il computo totale di tamponi positivi, guariti e deceduti. Rispetto a questo non c'è alcuna dietrologia, fanno sapere, o dato che si voglia nascondere, ma semplicemente una serie di fattori che hanno contribuito a far confusione, a cui si è aggiunto anche un errore tecnico di travaso dei dati. Siamo a vivere un Natale diverso. In questo periodo bisogna stare molto attenti, bisogna stare attenti ai distanziamenti, alle riunioni familiari, a tutto quello che deve provocare focolai, quindi l'importanza di stare attenti secondo noi è fondamentale. L'ultima esperienza è stata in estate avete visto quello che è successo, quindi il messaggio che deve arrivare a tutti i nostri concittadini è quello di fare attenzione. L'IPCM, le ordinanze regionali devono essere rispettate. Il vaccino Covid verrà impegnato a quest'ASL in forte integrazione con il San Pio. Abbiamo predisposto insieme a colleghi, ai colleghi, al collega Ferrante del San Pio dei frigoriferi. Sapete che i primi lotti saranno quelli della Pfizer che devono stare a meno 80 gradi e quindi abbiamo predisposto un arrivo di un nuovo frigorifero, uno in sede a San Pio, per poter conservare, quindi arriveranno là e verranno stoccati a San Pio tutti i vaccini per la provincia di Benevento. La prima fase dovrebbe cominciare intorno al 15 gennaio. Voglio tornare un attimo indietro. Torniamo alla fine della prima ondata. Se voi vedete il dashboard del Ministero della Salute, noi partivamo con aver chiuso la prima ondata con 209 contagiati. A partire da agosto abbiamo cominciato ad avere i primi casi. Basato sui casi positivi, nuovi positivi, e sul conteggio a partire da quel momento del numero di tamponi e del numero di guariti e di deceduti. Questo è continuato fondamentalmente fino al 2 novembre, laddove abbiamo ritenuto necessario allineare la nostra veste grafica con quella della regione, modificando, continuando allo stesso modo a raccogliere i dati, quindi soltanto dal primo agosto. Disparità rispetto al dato del dashboard del Ministero della Salute. Io vi voglio anche premettere una cosa. I dati del dashboard del Ministero della Salute vengono alimentati dalle sole ASL, quindi è il dato ASL che è prevalente ed è l'unico preso in considerazione, non quello dell'azienda ospedaliera. Il dato inviato ogni mattina entro le 12 alla Protezione Civile. Perché abbiamo avuto una disparità del genere? E in effetti abbiamo avuto due grossi eventi che hanno determinato uno scollamento. Noi abbiamo continuato a raccogliere il dato secondo lo stesso criterio, cioè i nuovi positivi. Ad evidenza dell'ASL, nel senso che erano i positivi, i tamponi fatti da noi giornalmente. E quelli dal 12 ottobre comunicati, devo dire, non con assiduità assoluta, da parte dei
dei laboratori che sono stati oggetto dell'elenco regionale più volte aggiornato. Quindi il dato dei tamponi quotidiani erano quelli effettuati presso i drive-thru, presso i drive-in e a domicilio delle persone. E abbiamo ascellato che fino a poco tempo fa è stato il fulcro dei nostri. Con Sinfonia in questo momento, allora perché abbiamo rivisto il dato? Perché ci siamo resi conto che effettivamente si dava un'idea, perché abbiamo seguito anche alcuni vostri interventi sulle vostre testate, dove effettivamente c'era difficoltà a capire le percentuali dei positivi sul tampone o d'altro. Quindi ci siamo resi conto che rendere conto soltanto di quello che risultava a noi, cioè il lavoro fatto a noi, vi dava un'idea errata della cosa. Per cui il primo movens per cui abbiamo deciso di rivedere questa impostazione, avevamo necessità di dare cognizione assoluta di quello che era successo in provincia di Benevento rispetto all'aver tamponato i cittadini beneventani. Per cui per quanto riguarda l'aggiornamento, come ha detto prima il direttore generale, in questo momento noi a ieri sera sono stati effettuati dal 26 di febbraio, che è la data del nostro primo positivo territoriale, sono stati effettuati 46.936 tamponi. Di questi tamponi, 10.103 sono riferiti alla prima ondata. 12 ottobre, con l'apporto e con, diciamo, sono dati di Sinfonia, quindi sono dati incontrovertibili, stanno sulla piattaforma. I tamponi effettuati in provincia di Benevento dal 12 ottobre ad oggi sono stati 31.563. Dal primo agosto al 10 ottobre sono state 2.790. Da quel periodo, dal 12 ottobre fino a dal 16 settembre, chiedo scusa, fino all'11 ottobre sono stati 2.480, per un totale quindi di 46.936. È chiaro che non possiamo rivedere soltanto il numero dei tamponi. È successo qualcosa che tutti noi abbiamo percepito. Innanzitutto c'è stata un'impennata dell'infezione da coronavirus. In secondo luogo, questa impennata è anche da mettere strettamente in relazione, oltre all'andamento stesso del coronavirus, che ha comunque colpito, è da mettere in relazione con l'entrata in gioco dei laboratori accreditati. Ma non solo. Alla nostra, perché c'è questo divario tra i positivi del dashboard, che ripeto sono i nostri dati e sono i dati trasferiti ufficialmente ai sindaci, quindi quello che noi mettiamo, questi 4.298 persone sono persone tracciate. Voglio precisarlo perché soltanto le persone di cui abbiamo mandato comunicazione, perché c'è un divario rispetto a voglio dire, c'è stato anche un altro errore da parte dell'ASL, nel senso che quando siamo passati dalla vecchia alla nuova veste grafica, in pratica c'è stato un errore tecnico che si è perpetrato, cioè noi al 3 novembre avevamo in effetti, un attimo che cerco il dato, abbiamo tanti dati qua. Un momento solo. Allora, comprendendo
i 209 iniziali, noi in effetti avevamo, non comprendendo i 209 iniziali, avevamo 1154 pazienti, che erano dovuti a 762 attualmente positivi, 379 gravi guariti e 13 deceduti. In effetti i nuovi positivi sono stati aggiunti soltanto al 762, che era il numero dei positivi. Erroneamente non erano stati riportati all'interno dei positivi 13. Quindi fondamentalmente ci siamo trascinati appresso un errore di un bel po'. Errore che poi abbiamo riscontrato, e correggendo l'errore in effetti dalla nostra modalità di raccolta, quella secondo che avevamo sempre seguita, avremmo dovuto avere 3.747 secondo il nostro modo di calcolare, e secondo quello che abbiamo ne abbiamo 498, cioè c'è una differenza di circa 550 che è facilmente spiegabile. Nel periodo dal 12 ottobre fino ad adesso, noi abbiamo preso in considerazione tutte le segnalazioni che ci arrivavano, anche da laboratori non accreditati. Noi abbiamo seguito e abbiamo tracciato persone anche solo col tampone rapido, perché abbiamo ritenuto che l'interesse della popolazione e della provincia era quello di avere una misura iniziale. Questi 500 circa pazienti che noi non abbiamo messo nel nostro report giornaliero perché non era un dato desumibile dai laboratori della rete Coronet, erano altro, non potevano essere messi là dentro. Ci siamo resi conto che probabilmente abbiamo generato un equivoco rispetto a questo. Quindi da questo momento la direzione ha deciso che verrà dato un tampone positivo complessivo il dato che noi inviamo tramite allegato 7, cioè il dato del dashboard, cui verranno aggiunti i dati incidenti, quindi i dati dei nuovi positivi giornalieri. Io voglio chiarire un attimo qual è la differenza tra la prevalenza e l'incidenza, perché molto spesso se ne parla con non troppa precisione. Il dato di prevalenza significa le persone che sono state contagiate dal 26 febbraio ad ora. Il nostro dato di prevalenza è 4.298 pazienti. Il dato incidente, quindi l'incidenza, sono il motivo per cui non abbiamo inserito anche questi 550 pazienti, o almeno positivi, perché molti pochi erano pazienti, perché abbiamo un tasso di sintomaticità molto bassa, come in tutta Italia, tra l'altro. Il motivo per cui non sono stati inseriti è perché se mi si manda un risultato dopo 2-3 giorni, io lo traccio, ma non è il dato incidente, non è il dato del positivo giornaliero. Allora, ripeto, il nuovo dato verrà dato secondo è quel che è il dato inviato alla Protezione Civile, del dato ufficiale inviato ai sindaci. I nuovi positivi saranno quelli desunti dalla piattaforma Sinfonia, quindi i positivi che vengono fuori dalla rete Coronet Lab, privata e pubblica. E discorrendo, per quanto riguarda il resto, quindi i guariti e i deceduti saranno quelli. Io voglio anche dire un'altra cosa, il dato dei deceduti noi spesso lo anticipiamo, ma non possiamo inviarlo lo anticipiamo perché lo prendiamo da domani anche dal San Pio, e sul San Pio poi ritorniamo. Ma è chiaro che nel dashboard del Ministero io non posso mettere il dato del deceduto se non ho ufficialmente la scheda di morte.
Vi annuncio che noi ogni giorno abbiamo comunicato un certo numero di deceduti, ma in questo proprio oggi ci è arrivato il riassunto ufficiale dei deceduti che noi non avevamo comunicato al Ministero, che sono 8 deceduti già commessi nell'atto ministeriale. Spesso può anche non coincidere il dato ministeriale, perché fondamentalmente noi inviamo un determinato dato. Può essere che il dato venga trasferito, in caso per esempio di residente a Benevento ma domiciliato altrove, potrebbe essere stato trasferito 2 volte, cioè dall'ASL di residenza e dall'ASL di domicilio, per cui c'è un incrocio e vengono detratti o aggiunti dei casi. Quando abbiamo avuto quei grossi numeri che hanno fatto diciamo scalpore, mi rendo conto, era perché abbiamo recuperato molte dichiarazioni inviate ai sindaci e abbiamo soprattutto dovuto prendere atto di alcuni positivi segnalati dai sindaci che noi abbiamo tramite proprio questa segnalazione direttamente alla Sinfonia, che molto spesso, ripeto, venivano fuori da laboratori che noi non avevamo censite, che abbiamo comunque preso in considerazione. Per quanto riguarda i dati del San Pio, allora, io vorrei chiarire una cosa. Il dato ufficiale è quello che risulta all'ASL e all'interno di questi dati ufficiale c'è il Pio. Quindi il nostro dato, quello che ci viene comunicato ufficialmente dalla piattaforma Sinfonia, è il dato riferito a quel giorno. Il motivo per cui deve essere il dato evidenziato e trasmesso dall'ASL è perché spesso e volentieri ho visto primo positivo, secondo positivo, allora... è un dato che è fuorviante da parte del San Pio, perché può sembrare primo positivo a loro, perché probabilmente l'hanno processato per la prima volta. Quando va positiva una settimana, 2. Quindi è opportuno che ci sia un allineamento sui dati, ma soprattutto che il dato venga dato da chi lo deve trasmettere, se no c'è una sovrapposizione che genera solo confusione. Per quanto riguarda le USCA, allora, noi al 1 ottobre avevamo 7 medici USCA della prima ondata e 6, praticamente che hanno avuto il contratto il 9 aprile, e 6 che l'hanno avuto proprio a settembre. Nel frattempo, il Covid, abbiamo preso altri 7 USCA. 7 medici USCA. Uno ha vinto un concorso, quindi è andato via, e devo anche dirvi che è molto difficile trovare le USCA, perché adesso con le sostituzioni di continuità assistenziale, con le specializzazioni, perché probabilmente per fine anno ne perdiamo altri 4, abbiamo fatto un bando e non riusciamo a trovarne altri, quindi ci sarà anche un problema per trovare questi giovani medici che peraltro, tra parentesi, stanno facendo un lavoro eccezionale. Io vi voglio solo ricordare che sono ragazzi di circa 30 anni, mi dite che sono stati presi per questo. Sì, probabilmente avete ragione, però vi dico anche che a quest'età tanto di cappello, perché molti non lo fanno. È chiaro che c'è un piano della regione che prevede che le USCA vengano organizzate diversamente, ma questa è una cosa che verrà da qua a gennaio. Poi vedo le domande più o meno che avete fatto sono state queste, insomma. Noi siamo, per quanto riguarda il dato giornaliero, per quanto riguarda il dato giornaliero, noi continueremo a dare il dato di incidenza estratto dai laboratori accreditati su piattaforma Sinfonia. Stiamo approfondendo ancora alcune situazioni di notifiche, o perlomeno non di notifiche, di guarigioni
con alcuni pazienti che stiamo adesso convocando per praticamente liberarli dall'isolamento e dalla quarantena.